Signor Sindaco, dopo i momenti concitati del disinnesco della bomba, un momento di festa, di ringraziamento, anche di allegria, con i volontari, tanti volontari che sono arrivati qui a Taggia in quell'occasione. Sì, mi piace dire che non bisogna dare mai nulla per scontato. Se le operazioni del 15 di maggio con il disinnesco della bomba, effettuate in maniera efficace dall'esercito, e soprattutto le operazioni di spostamento della mia cittadinanza sono andate così bene, questo risultato si è ottenuto grazie alla collaborazione di tantissime persone. Oggi è un momento di festa perché le protezioni civili si sono messe veramente a disposizione. Io in quelle ore ho avuto proprio il sentore di un grande spirito di collaborazione, quindi vedere la nostra realtà comunale affiancata da tante realtà del territorio che senza indugio e senza nessuna esitazione si sono messe al fianco nostro, mi ha profondamente colpito. Mi sembrava giusto, passato qualche giorno, ha fatto passare un po' l'adrenalina di quelle ore, rivedersi insieme per intanto fare la cosa più giusta e corretta, un ringraziamento, un sentito ringraziamento da parte dell'amministrazione, perché mi piace dire che nulla va dato per scontato, quindi quando ci sono atti di generosità così significativi e importanti, le amministrazioni comunali, il sindaco in primis deve essere pronto, il primo appunto a riconoscerlo. Quindi oggi è un momento conviviale tutti insieme, un attestato che ha chiaramente una valenza simbolica, che però vuole dimostrare la gratitudine dell'amministrazione nei confronti di tutti quelli che sono messi a disposizione.